Cordiale buonasera a tutti i nostri telespettatori e telespettatrici. Dottor Wisp torna a farvi compagnia. Con noi torna il dottor Carlo De Luca, che ringrazio veramente della, della sua presenza e di rendere ancora più importante e chiara questa, questa trasmissione. Sei stato nostro ospite, lo sarai ancora. Questa sera affrontiamo una tematica molto molto importante per la quale io credo, dottore, ci siano passati gli atleti di tutti gli sport almeno una volta nella loro vita, chi per un motivo, chi per un altro, le problematiche della caviglia. Perché la caviglia è un'articolazione così delicata? Beh, eh, se mi consentite l'analogia, provate a immaginare ad Atlante. Eh, la caviglia in realtà è l'Atlante del nostro scheletro, ma del nostro corpo, perché poi sullo scheletro c'è di tutto. E, e sorregge eh, tutta la catena cinetica, sorregge tutto il peso del corpo e consente la spinta e consente la direzionalità nell'elemento oh, nobile dell'essere umano, cioè l'essere essere bipede. Quindi a tanta complessità poi corrisponde anche tanta sollecitazione. Esattamente, corrisponde molta sollecitazione, un'articolazione che ha eh, tutto sommato scarsi margini eh, di, eh, diciamo, di tolleranza nel movimento proprio per consentire eh, la traslazione del corpo nello spazio che è una traslazione fondamentalmente monodirezionale. E, quindi per gestire questo movimento e poterlo sviluppare in tutta la sua forza è un'articolazione estremamente perfetta. E allora... Con l'aiuto del nostro puntualissimo regista Gianni Dareo, direi di tuffarci proprio in quella che è certo. la problematica in genere della, eh, della caviglia, affrontando che sono, quelle che sono le principali patologie della stessa. Sì, eh, direi che sicuramente la caviglia eh, viene coinvolta nella traumatologia, sia della vita di tutti i giorni che eh, della vita sportiva, eh, quindi traumi distorsivi, traumi uh, lussativi, traumi fratturativi. Qui abbiamo e quella qui che abbiamo... io chiamerei la storta. Esatto, e qui abbiamo l'esempio più classico, quello che si chiama storta nella vita di tutti i giorni, che tecnicamente invece definiremo distorsione che ha dei gradi di danno uh, e che va a coinvolgere alcuni elementi importantissimi nell'articolazione della caviglia che sono i legamenti, così come Messo in evidenza nella porzione destra uh, della, della slide. Quelli sono i legamenti che più frequentemente vengono interessati nel trauma distorsivo, eh, per astragalico anteriore, calcaneare e peroneo astragalico posteriore. Quindi parliamo esclusivamente di danni alle fibre sì, da non all'articolazione. Non all'articolazione in, in sé per sé, esattamente, cioè il danno distorsivo è un danno capsulo legamentoso. Eh, nella sua eccezione di base del termine, e in uno sviluppo traumatologico che non coinvolga altri elementi e quindi non crei danni associati eh, su cartilagine e su osso. Ovviamente esiste il trauma distorsivo che può creare danno anche sull'elemento eh, osteocartilagineo, distaccando per esempio dei frammenti. Eh, quali sono, quali sono, qual è diciamo, lo sport che più? Genera questo tipo di, 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 di patologia? Allora da questo punto di vista eh, sono gli sport di contatto: e quindi il calcio, il rugby, il football americano sono sport in cui il trauma distorsivo è la regola. Eh, ecco il mio amato sport eh, per una volta non è il primo della classifica, in realtà eh, il trauma distorsivo esiste anche nel podista e quasi assente nelle patologie in condizioni di scarico, eh, quindi per esempio la bicicletta e il, uh, il nuoto, eh, però è principe nelle, nel, negli sport di contatto. Però se noi andiamo alla slide successiva nella quale vediamo le problematiche del tendine ecco, di acquile. Allora diciamo lì ritorniamo risale altri, la classifica. Ritorniamo principi noi altri. Er, non è assolutamente assente il danno sul tendine d'Achille. Eh, struttura legamentosa è assolutamente importante e determinante nel nostro movimento eh, però è, è molto raro che avvenga negli sport di contatto che avvenga nel calcio e negli sport che citavo poc'anzi mentre eh, la rottura del tendine d'Achille nella nel podista è uno grandi, dei grandi timori delle grandi spade di Damocle. Ma potremmo dire comunque che tante delle patologie legate alla caviglia sono più tendinei che propriamente articolari? Ma fondamentalmente sì, specie quelle di primo livello. Infatti, le patologie più frequenti, ripeto. Oh, per podisti ma anche per non podisti, per atleti ma anche per non atleti eh, sono appunto le distorsioni che avvengono anche all'uomo della strada, alla nonnetta che va a messa, alla madre che va a fare la spesa, quindi non c'è bisogno per forza di correre. Eh, le patologie da sovraccarico del tallone con il famosissimo sperone calcaneare Tomba per il podista, che... tomba per il calciatore, grande fastidio per l'uomo della strada. Eccolo qui, eh, tutti ne sappiamo. Che forse è una delle poche patologie... Relativa alla caviglia, che, ha che potrebbe avere la necessità di un intervento chirurgico. Nell'atleta, spesso si arriva a questo tipo di decisione, nella vita di tutti i giorni si può cercare di sovrassedere, ma nell'atleta, spesso e volentieri, si arriva al trattamento chirurgico perché eh, c'è il rischio che quella piccola. Quel piccolo artiglietto osseo che vedete immediatamente sopra quell'ovale uh, quell blu che è la borsa che si va a infiammare in questi casi. Quella piccola struttura, uh, vi assicuro che può ridurre se non uh, Ma interrompere un'attività. Sicuramente sportiva. trovi molti testimoni. Perché la spina calcagnare è veramente una spina nel fianco: una spina nel fianco per molti podisti. Però, eh, tu hai detto che. Molti budisti trovano praticamente la loro tomba per quanto riguarda l'attività in questa, in sì, questa spina, sì. ma perché non si può riuscire... A recuperare. Eh, sì, si recupera, si può curare, eh, il periodo di cura spesso è lunghissimo, eh, la risoluzione sintomatologica spesso è lunghissima, ci sono interruzioni dell'attività sportiva di mesi a causa di questa patologia che tutto sommato sembra banale ma in realtà non lo è. Provate a immaginare che il tallone è una di quelle strutture che non trova mai respiro nella, nella sua vita eh, di cammino e di corsa tranne che quando, do, quando si dorme. Eh... e non sempre è così facile accorciare i tempi di cura e non sempre è così facile riportare l'atleta sul campo di gara soltanto con un trattamento conservativo Quando è necessario invece ricorrere all'operazione? Quando ormai sono falliti tutti i trattamenti precedenti è obbligatorio arrivare alla scelta del trattamento chirurgico che poi consisterà in una rimozione di, questa, uh, di questo sperone in un allentamento diciamo, della struttura che sottende questo sperone che la poneva a plantare e soltanto quando sono falliti tutti i tentativi precedenti. I tentativi precedenti, quindi potrebbe essere eh, le varie pratiche, Certamente. penso forse la più, la più utilizzata sì. è quella del diciamo, canotto sì. sotto al... Sì, eh, al una delle cose da fare che spesso viene fatta è il plantare o la talloniera eh, con scarico proprio per eh, il sovraccarico del tallone, scarico a virgola, doppia densità, insomma dipende da, dalle tipologie. Quanto è grande l'incidenza di, diciamo, di risoluzione del problema con metodi alternativi all'operazione chirurgica? Ma tutto sommato, se si ha pazienza di attendere, se l'atleta, cosa che generalmente non riesce a fare ha la volontà di sospendere un pochino l'attività, di seguire le cure, sebbene possano trascorrere dei mesi, però la risoluzione arriva. Quindi il consiglio che diamo è che tuttavia con una problematica del genere, fino a che non si risolve, bisogna interrompere l'attività. E purtroppo sì, specie sulla, sullo sperone calcaneare sì, così come... Su una tendinopatia achillea che inizia a dare sospetto di prerottura. E allora là è necessario sacrificarsi, abbandonare per un po' di mesi eh, l'attività sportiva in carico, magari lavorare sugli arti superiori, magari lavorare su uh, tronco e quant'altro, eh, lavorare in palestra ma senza carico sull'articolazione e senza carico particolare sulla caviglia. Ok, allora il podista l'atleta e lo sportivo in genere decide di riprendere sì. l'attività, decide di fare l'operazione, sì. quanto tempo passerà prima di poter rifare qualunque fatto, tipo di sport, una, non solo quelli più Ma Una volta sensibili. fatto l'intervento ci sono almeno dai due ai tre mesi di attesa per poter ridare un carico pieno. A due o tre mesi parliamo di proprio inattività oppure no, possiamo… di attività parziale, rip... di attività parziale, sì. Riprendere l'attività sì. eh, può eh, essere comunque un fattore di rischio per una ricaduta nella spina calcaneare sì, o diciamo che si se, può escludere? No, no, specie se il la, trattamento è stato conservativo, um, ecco, va chiarito un aspetto, il trattamento è conservativo non toglie la spina calcaneare va a risolvere quello che la spina calcaneare genera nel piede uno stato di infiammazione, di dolore e di difficoltà al carico. Quindi la ripresa dell'attività uh, sportiva. Potrebbe riscatenare una nuova crisi infiammatoria, infatti, l'attenzione poi, una volta alla ripresa, al peso corporeo e all'utilizzo di donne e strumenti, in questo caso le calzature sportive estremamente ammortizzate, ormai in commercio ce ne sono, parlo proprio di calzature tecniche è estremamente importante per ridurre le ricadute e non la, da un punto di vista farmacologico sulla ricaduta non abbiamo nessuna efficacia. Mentre nel, moment, nel caso del, dell'intervento chirurgico, credo che la ricaduta Io sia quasi da escludere? È una percentuale veramente irrisoria, sì. Possiamo dare dei consigli a, a tutti gli sportivi per cercare di evitare una ricaduta e sull'utilizzo delle varie apparecchiature, delle suolette, nel senso utilizzarle sempre, non utilizzarle allora, in alcune situazioni? Sì, allora eh, direi che mh, il consiglio principale è quello di eh, scegliere la calzatura in base al peso corporeo, non utilizzare calzature con troppo. Uh, troppo bassi, cioè il differenziale fra anteriore e posteriore, e nel caso che il soggetto abbia già avuto episodi di eh, tendinopatia calcifica della poneurosi plantare, questa è la terminologia corretta scientifica, eh, di utilizzare calzature con drop alto sopra i 12 mm perché quelle eh, consentono uno scarico al tallone nettamente superiore. Yeah. <laughs> Eh, in ultima analisi, se ci fosse la possibilità di modificare la tecnica di corsa e quindi gli appoggi, eh, sarebbe la soluzione migliore. Ma io a questo punto immagino sport eh, come la ginnastica, eh, come il trampolino, la verticale in cui la calzatura non c'è proprio. Eh, Smettiamo eh, nel caso malaugurato che questi atleti abbiano questa patologia, il rischio de, di interrompere la carriera esiste, però da dire che in quei casi lì eh, è estremamente meno frequente rispetto ad altre eh, tipologie di attività sportiva. Infine, devo fare una domanda che sarà banale per uno specialista come il dottor De Luca: no, ma il consiglio che danno o la voce di corridoio di camminare a piedi scalzi sulle pietre ha un suo fondamento o è veramente un luogo comune? È una delle tante leggende metropolitane. Sarebbe addirittura da evitare allora. Ma sulle pietre è al 100%. A prescindere che è estremamente soggettiva poi la sensibilità a tollerare o a non tollerare questi, eh, queste iperstimolazioni. Mentre se volessimo dire camminare sulla sabbia. Le potrei dire che invece è estremamente funzionale perché stimola la propria eccettività, cosa che fanno anche le pietre, ma in realtà non c'è nessun tipo di beneficio a camminare sulle pietre né tantomeno, fra virgolette, di allenamento del piede a superare dei carichi o delle spine irritative che poi possano escludere tali patologie. Non Molto esiste. bene, io ringrazio nuovamente il nostro dottor Wisp, che in va. questo caso è il Grazie dottor va. De Luca, e gli do appuntamento sicuramente, più avanti ci, ci rivedremo, rifaremo qualche approfondimento, saluto ovviamente tutti i nostri sportivi e non sportivi telespettatori e vi do appuntamento alla prossima puntata.